quando fai il balletto. Ma ti posso chiedere una cosa, ma quando ti invitano nelle altre trasmissioni te lo mettono e fai il balletto o no? No, ho una sigla però, col nome. Hai una sigla? E come fa? No, perché no, a parte che lunedì ho visto nell'anteprima che c'era scritto l'anteprima di lunedì la trasmissione c'era scritto parla Dennis di TV Play. Non l'ho, mi è arrivata la notifica. No! Volevo dirtelo, non te lo dico, avete messo questo messaggio qua. Io l'ho messo nel titolo? Però vi voglio bene lo stesso. Vabbè, faceva ridere. Sì, faccio ridere un sacco. Volevo scriverti in privato, però poi mi sono dimenticata, te glielo dico quando lo vedo la prossima volta. Ho riso molto. Bene. Allora, Dan, andiamo a vedere un attimo gli errori arbitrali, poi ragazzi oggi faccio la puntata, diciamo, è divisa in tre parti, ci occupiamo. Prima di quello facciamo un piccolo cuscinetto anche sul Napoli con Yolanda e Cerchione, dove parliamo un attimo della situazione Napoli e causa allenatori. Dopodiché andiamo su Nati per vincere, Francesco Torre contro Pini con qualche juventino, che così capiamo un attimo il sentiment della Juve, e poi ultima parte sui Brancos. Cominciamo. Allora, vado sul profilo di errori arbitrali. Bene, ieri una giornata un po' antipatica, diciamo che il punto fondamentale credo che sia questo episodio che ha deciso fondamentalmente la partita di ieri sera. Sì, sono conseguite le proteste di Xavi e poi conseguente anche allontanamento. Cioè, questo è stato l'inizio poi di tutta la trafila di Xavi, che poi è finita anche con l'espulsione dell'allenatore dei Blaugrana. A mio avviso, in realtà c'è poco da discutere sugli episodi chiave, nel senso che qua ha fatto tanto discutere perché siamo prima della mezz'ora, siamo minuto 29, cioè il giocatore della... È quello, Dan, che decidi fondamentalmente di uccidere, cioè di... Però l'ha deciso il giocatore del Barcellona di uccidere la partita. Cioè, non c'è alternativa. Riccardo ha provato, l'ha preso per la spalla, gli ha messo la mano sulla spalla, fallo lì, l'arbitro non può fare altro che tirare fuori il rosso. Sì. Perché se rimetti l'immagine, il giocatore... Lui si arrabbia il difensore di Xavi perché dice c'era quello, il giocatore in mezzo, ma in realtà guardando le immagini ho provato. No, sai cosa, Dan? L'unica roba che ti dico è che secondo me rosso netto. Nel momento in cui fischi, quello è rosso netto perché non può arrivare mai il giocatore che c'è in mezzo. Il difensore centrale è ancora fuori dall'area. Sì. E siamo troppo vicini alla porta per pensare che possa recuperare sulla diagonale. Magari la stessa situazione. Posso dire che io sbagliando lì avrei dato rigore, anche se è capitato fuori area e ammunizione, perché sono una persona intelligente, secondo me gli arbitri non sono intelligenti. Io ti dico il mio punto di vista. Poi ti dico, in realtà se tu poi punisci, questo bisogna anche sfatare questa cosa, se tu punisci la trattenuta, anche in area ti do il rosso lo stesso. Cioè, la depenalizzazione a giallo è solo nel caso in cui poi tu mi butti per terra, mi fa un intervento falloso per cercare di giocare il pallone. Se tu mi trattieni o mi spingi, quindi non vuoi giocare il pallone, può anche, cioè si deve dare il rosso anche in caso di calcio di rigore. Quindi la triplice sanzione è depenalizzata in caso di calcio di rigore solo quando il fallo è uno sgambetto, un contatto basso, un tentativo di arrivare sul pallone. Qui, se viene letto il non tentativo di giocare il pallone, è rosso anche in area. Cioè è andato addosso proprio all'uomo, tu dici, l'intenzione proprio di... è quasi antisportivo. Però ti volevo dire... Una cosa del genere era capitata anche col Milan, non mi ricordo male, in Champions, a Kalulu. Esatto. E anche lì era stato rosso? Lì era stato rosso perché era in area di rigore ed è stata una spinta. Poi abbiamo analizzato... molto simile, raga, che tra l'altro... Però molto più leggero perché a mio... Però posso dire che io a quel punto qua, se la devi prendere così, allora gli spacco la gamba. Cioè io allora gli vado sul ginocchio. Vaffanculo, se mi devi dare rosso allora ti spacco la gamba. Almeno me ne vado che mi sono sfogato. Cioè lì puoi riuscire a... E lì è comunque in ritardo, si è fatto prendere del tempo, non poteva fare altro nel momento in cui fischi. Su Kalulu c'era anche un discorso dove abbiamo detto anche che in realtà al nostro avviso un po' di tutti i movimenti non fosse nemmeno fallo. Però nel momento in cui fischi fallo, e lo stesso eri in area di rigore, punisci la spinta non è un intervento genuino, quindi nella definizione è la genuinità dell'intervento. Vuoi andare a giocare il pallone, quindi genuino,
ti do una mano, cioè ti do già il rigore contro ma non ti butto fuori. Vabbè, spacco la gamba, raga, per dire, anche mi devi dire la roba del fair play, e per dire allora intervengo duro, cioè sì. Se uno ti appoggia, cioè lui si vede che lo fa per destabilizzarlo, non è un intervento cattivo, è un intervento furbesco. Che secondo me, diciamo che banalmente un intervento duro, ma non da rosso diretto, ma un intervento duro da giallo in area di rigore, magari ti do il rigore, ti do il giallo fuori da, invece una spinta più leggera in area di rigore è rosso. C'è l'intervento, Don, da far vedere? Sì, c'ho il video se vogliamo vederlo un secondo. Cioè, comunque mi sembra che in chat anche ieri abbiamo fatto il pull, Dan, in quel 91%, per quanto io possa cercare di tenere in piedi il contenuto. Guarda, era... fatto prendere lo spazio a quel punto. Ma secondo me tra l'altro non ha neanche sbagliato, il problema è che c'è quello là, cioè in realtà il grande numero lo fa il difensore del Paris, che fa un anticipo della Madonna e gli mette la palla perfetta di prima, perfetta sulla corsa. A quel punto sei solo in ritardo, nel momento in cui lo vedi quel braccio lì, poi magari, come ti dico, c'è anche forse un contatto basso, quindi forse quello potrebbe salvarlo in caso di rigore in area. Quindi diciamo poter leggere anche quel contatto basso come un tentativo di giocare il pallone. A mio avviso qua viene punita la spinta, quindi anche in area avrebbe potuto dare il rosso. Però avremmo potuto discutere. Fuori area è sicuramente rosso al 100%. Sì, bella gamba. No, io volevo farti una domanda, perché poi si parla un po'... Ieri Virginia c'era, che era bella scossa, tifosa del Barcellona, però c'è questa domanda, quella che le ha posto il problema della moralità. Allora... abbiamo sentito la giornata scorsa della Champions, dove l'arbitro ha detto: io non posso rovinare, ti ricordi, no? Un quarto di finale con una chiamata del genere. Quando entra in gioco la... di rigore grosso come una casa, comunque quello nella partita d'andata, esatto. Però capisci cosa ti voglio dire? Cioè, c'è un problema da questo punto di vista, è stato sollevato la giornata scorsa. Cioè, quando è che entra la moralità e l'umanità dell'arbitro rispetto a quello che... Allora, qui... se, poi visto che appunto punto di discussione è super interessante, ci sono anche un paio di tipo la munizione di Lewandowski, che è troppo regalata, quello sì, però poi anche l'altro episodio, poi arrivo al discorso del Don che è un ottimo spunto. Poi l'altro episodio diretto è il calcio di rigore provocato da Cancelo, anche quello è abbastanza netto, esatto. Cancelo fa una stupidata perché poteva tranquillamente accompagnarlo fuori dall'area, il giocatore stava già uscendo dall'area di rigore, poteva accompagnarlo, ha deciso di fare quell'entrata, ha preso il giocatore e... Chiedono se c'era rigore su Gundogan per te. Quello dove dopo, quando erano già... dopo il rigore dato del... c'è stato un episodio, un rigore richiesto in area. Sì, penso quello dopo lì. Il rigore dato a Cancelo, però lì si è butto. Cioè, secondo me... non c'è negli highlights, Don, non c'è. Negli highlights non hanno neanche messo. Se è quello, perché ieri ho visto... No, non c'è niente. Il discorso è dov'è la differenza, è che qua sei in una situazione di gioco dove il regolamento è super chiaro, nel senso, se il pallone è in gioco, tu stai giocando e fermi in quella posizione l'avversario è rosso. Ma qua al di là facevano delle proposte adesso, al di là dei cartellini rossi, ma il cartellino blu poi lo mettono o no? No, è stato la FIFA ha detto che... che anziani del cazzo. Per adesso è... Ieri con un intervento del genere glielo togli per 20 minuti e il secondo tempo hai intrattenimento, invece così condizioni totalmente una partita. È vero, secondo me glielo togli fino a... È vero. Magari non fai 3 minuti, però è proprio... Vabbè, poi ognuno... Vabbè. Ci sono altri episodi, Dan? No. L'altro aspetto è quello, invece, nella partita d'andata, lì è una ripresa di gioco, quindi il direttore di gara ha detto... è lui che decide quando per lui è ripreso il gioco. Grazie, Mario. Dopo il fischio, e allora ha detto: per me, io non sono contro, perché hai creato un precedente. È già successo che il portiere magari battesse il rigore, il difensore era lì di fianco, la ferma e batte lui, e lì ci sta. Però alla partita d'andata nel quarto finale è stato troppo palese, nel senso, il pallone era già partito, ha fatto 3 metri, l'ha preso fuori dall'area piccola e poi l'ha preso in mano e l'ha riappoggiato. Poi l'espulsione di Xavi, pancia corretta, ha preso a calcio qualsiasi cosa avesse intorno, diciamo, al quarto ufficiale. Poi ha pure parlato fuori, quindi vedremo, magari poi si prendono provvedimenti. Sicuramente ci saranno più giornate di squalifica, al di là della normale protesta. Va bene. Grazie Dan di essere stato con noi. Dan, ti posso chiedere una cosa? Tu saresti favore però del cartellino blu e di questa idea, diciamo, di... in un caso del genere tu a Araújo gli dai un cartellino blu, lo tiri fuori 20 minuti e al secondo tempo
giocano di nuovo in pari? Io sono più a favore dell'inserimento del VAR per le simulazioni. Se dovessi scegliere adesso di fare un cambio, darei il giallo per chi si tocca il volto quando è stato colpito dal collo in giù. Magari ti do anche il fallo a favore, che è Oppure una il cosa blu più che lo tiri oggettiva. fuori magari per 2 o 3 minuti? Esatto, perché sai, il blu sulla simulazione va bene, però del blu si parlava anche quando vuoi fermare volontariamente una ripartenza. Questo è già un altro discorso, quando blocchi una ripartenza. È molto difficile poi capire, lo vuole bloccare, è una ripartenza, va alla fine come il giallo che viene già dato adesso quando vai a bloccare una ripartenza. È un po', bisogna studiarlo bene. Sulle simulazioni sono più d'accordo. Se non vuoi dare il VAR per quello, fai il cartellino blu, hai provato a simulare, stai fuori un quarto d'ora. Perché lì è oggettivo, se io ti prendo dal collo in giù, tu ti tieni dal collo in su, vuoi fregare qualcuno. Quindi quello è... Com'è questa qua in foto? Ti piace? Eh? Ti piace questa qua in foto? Non mi pronuncio. Va bene. Ciao, Dan.